Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di sanità andando a Teramo perché è stata installata a tempo di record all'ospedale Mazzini ed è stata presentata questa mattina la nuova PET in dotazione proprio alla ASL teramana e due nuove risonanze presenti anche i vertici della Regione Abruzzo, il presidente Marco Marsiglio e l'assessore alla salute Nicoletta Verì. Con la nuova apparecchiatura tanti cittadini teramani non dovranno più rivolgersi altrove per lo svolgimento di determinati esami diagnostici. Vediamo. Oggi viene inaugurato un reparto importante di questo presidio ospedaliero che darà la possibilità a tutti coloro che hanno bisogno di avere una diagnostica importante di grande complessità, persone che arriveranno non solo dalla ALS di Teramo, da tutta la regione ma anche fuori regione. Questa capacità organizzativa, ossia questa innovazione tecnologica affiancata da personale, senz'altro darà la possibilità ad un incremento importante e soprattutto ridurrà la mobilità passiva che purtroppo abbiamo in questo campo, in questo settore. Questo progetto fa parte di un progetto innovativo di tutta la nostra regione, di quella che è la riorganizzazione delle attrezzature, dell'innovazione tecnologica. Investiremo più di 32 milioni su tutto il nostro territorio affinché ci possa essere sempre di più la appropriatezza nel nostro sistema sanitario. Questi strumenti sono i primi in Italia e vengono installati a Teramo. Non siamo più, come dire, la regione o la provincia che arriva ultima nell'innovazione tecnologica, nella dotazione degli strumenti, siamo i primi in Italia a dotarcene, è un indizio chiaro di come si è cambiato il passo nella sanità abruzzese e teramana e continueremo lungo questa strada. Qui a Teramo c'è ovviamente in programma il nuovo ospedale, ma non solo a Teramo, il nuovo ospedale è in programma ad Avezzano, a Basto, a Lanciano. Siamo in attesa che il Ministero con il suo nucleo di valutazione termini la sua istruttoria e pronti a firmare gli accordi di programma per procedere e impegnare i fondi che stanno da 20 anni fermi al Ministero e che nessuno è riuscito mai a mettere davvero a terra per realizzare le cose di cui abbiamo bisogno. Stiamo inaugurando uno strumento che già funziona, clinicamente già funziona e questo ci rende pieno di orgoglio, ci rende pieno di orgoglio perché è una cosa che si desiderava da tanto tempo, tanti l'aspettavano, nessuno ci credeva. Noi in un anno e due mesi abbiamo portato la PET a Teramo e questo grazie all'abnegazione, al grandissimo lavoro di tutti gli uffici che hanno creduto e voluto questo nuovo strumento che consente a 2000 cittadini teramani di non andare più fuori, non solo, e di essere attrattivi anche verso l'esterno. A partire da lunedì sarà disponibile nelle farmacie territoriali della nostra regione l'antivirale Paxlovid per il trattamento del Covid-19. Potrà dunque essere prescritto dai medici di medicina generale. L'iter per la dispensazione del farmaco nella rete delle farmacie territoriali è iniziato lo scorso 2 maggio, mentre venerdì ci sarà un incontro con gli ordini dei medici, le organizzazioni sindacali di categoria e le ASL per presentare le modalità prescrittive e gli adempimenti normativi previsti. Saranno illustrati dal professore Jacopo Vecchietta, responsabile della clinica e infettivologica del Policlinico di Chieti, dalla dottoressa Veronica Scurti del Servizio Assistenza Farmaceutica della Regione. Cambiamo argomento adesso. Montesilvano e Spoltore chiedono di posticipare la data entro cui dovrà sorgere la nuova Pescara, attualmente fissata come data al 2023. Questo anche perché i finanziamenti regionali non sono mai stati stanziati. Il servizio di Giuseppe Dintino. Nessuna contrarietà alla fusione, ma semplicemente arrivarci con modi e tempi adeguati. E per questo abbiamo chiesto alla Regione di valutare un tempo congruo per realizzare quello che noi abbiamo appunto messo nero su bianco. D'accordo con l'istituzione della nuova Pescara, ma senza fretta. I comuni di Montesilvano e Spoltore hanno approvato un'identica proposta in cui chiedono di prorogare l'attuazione della legge regionale 26 del 2018. La legge pone come limite per la fusione dei tre
comuni il 2023, con la possibilità per i consigli comunali una sola volta di posticipare la data di un anno. Nelle scorse settimane però alcuni consiglieri regionali di centrodestra avevano sostenuto l'ipotesi di uno slittamento al 2027. In ballo infatti vi è anche il ruolo di presidente della provincia di Pescara, attualmente ricoperto dallo scorso dicembre dal primo cittadino di Montesilvano. Nella stessa situazione Spoltore, che è tra i comuni che tra un mese andranno al voto. Dovremmo sapere se presentare un programma per i prossimi 6 mesi o per i prossimi 5 anni, dice il sindaco di Lorito al termine del suo secondo mandato, ma manca chiarezza. Io credo che almeno si debba avere un ulteriore anno, se non ulteriori 2 anni. Ecco. È chiaro che ad oggi c'è sicuramente un vuoto normativo, perché il comune di Spoltore, come sapete, sta tra un mese tornerà al voto e, stando alla legge attuale, il comune di Spoltore voterà per soli 6 mesi. Ecco, questo è lo stato in cui i cittadini andranno a votare e le forze politiche si apprestano a fare una campagna elettorale. Credo che innanzitutto questo vuoto vada colmato e vada detto a Spoltore se si vota per 6 mesi, 1 anno e mezzo o addirittura 5 anni. Ecco. E questo è in capo alla Regione, la facoltà di fare questo. La nascita della nuova Pescara però è anche una questione di soldi. Dal 2018 la Regione avrebbe dovuto mettere 300.000 euro l'anno a disposizione delle attività propedeutiche alla fusione, ma finora ai comuni non è giunto neppure un centesimo. A sbloccare la situazione però ci ha pensato il Parlamento. La Commissione Finanze del Senato ha approvato all'unanimità l'emendamento a firma di Luciano D'Alfonso che stanzia 105 milioni di euro, spalmati in 5 milioni per il 2023 e 10 l'anno per il successivo decennio. A Pescara il Consiglio Comunale di ieri ha approvato la delibera che prevede l'abbattimento di 120 alloggi situati presso il Ferro di Cavallo in via Tavo, una scelta che però divide la politica locale. Un sì che farà sicuramente storia, ma che divide la politica locale, quello arrivato ieri in Consiglio Comunale a Pescara. Infatti, approvando la delibera di variante urbanistica, sarà possibile in tempi brevi procedere alla demolizione del Ferro di Cavallo, il complesso di via Tavo noto per i violenti fatti di cronaca legati al traffico di droga, aggressioni e sparatorie. 120 gli alloggi da abbattere, a cui seguirà la ricostruzione di 56 appartamenti. Il voto in aula, 18 favorevoli e 7 contrari, ha riguardato la sola variante urbanistica, senza cioè entrare nel merito del progetto. Un passaggio però fondamentale per l'avvio dei lavori. I due nuovi fabbricati nel progetto disegnato dall'architetto Alfredo D'Ercole per conto di Ater saranno posti ortogonalmente rispetto alla direttrice di via Tavo. Un intervento complessivo da 7,8 milioni di euro, così da dare un segno forte e tangibile di rinnovo architettonico e sociale di una parte di città che presenta molti aspetti problematici. Non ci saranno più case alveari, il commento dell'assessore con delega all'urbanistica Isabella Del Trecco. Piuttosto, prosegue, avremo spazi pubblici come servizi per i cittadini e una piazza che verrà dedicata all'ex assessore Lucio Candeloro, il primo a credere nella possibilità di riqualificare l'area. Da oggi comincia veramente una storia completamente nuova per il quartiere Rancitelli, Villa del Fuoco. Le parole del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, tra i primi promotori di quest'opera, che poi prosegue, ricostruiremo case belle, vivibili e abitabili che verranno assegnate solo agli aventi diritto. Parere negativo in Consiglio Comunale da parte del blocco di opposizione con i no del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati hanno definito il progetto un nuovo Ferro di Cavallo poco più piccolo dell'attuale. Il progetto di ricostruzione voluto dall'Ater è un errore insostenibile, proseguono i consiglieri. E il comune di Pescara dovrebbe essere compatto nel pretendere una nuova struttura urbana in grado di favorire la socialità, la connessione, l'apertura del nuovo edificio verso la città. Trasportava furgoni Ducato della Sevele il treno di Mercitalia diretto a nord, che questa mattina alle 4:10 è deragliato alla stazione di Fossa Cesia Marina Torino di Sangro. Fuori i binari sono andati gli ultimi 2 carri. In conseguenza dell'incidente, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Pescara-Termoli fra Fossa Cesia e il porto di Vasto. Nessun danno alle persone, fa sapere Rete Ferroviaria Italiana in una nota ufficiale. Sul posto sono giunti i tecnici di RFI per le verifiche e le attività di ripristino dell'efficienza dell'infrastruttura, che sarà avviata appena liberati i binari. Sullo svio dei carri indaga anche la Polizia
ferroviaria. Trenitalia ha attivato la riprogrammazione del servizio ferroviario regionale e lunga percorrenza con cancellazioni e limitazioni di percorso, richiedendo l'attivazione di servizi sostitutivi con autobus. Andiamo a Chieti adesso, un lavoro non sempre visibile ma essenziale, quello svolto dall'assessorato alle politiche sociali, che oggi annuncia cospicui fondi in arrivo per le fasce più deboli e bisognose della città. Selenia Secondi. Chieti. Circa 6 milioni di euro destinati a famiglie e persone vulnerabili o in difficoltà. Chieti torna protagonista sul sociale grazie alle risorse del PNRR Missione 5, finalizzate alla realizzazione dei nuovi livelli assistenziali di prestazioni, cioè i servizi che gli ambiti abruzzesi, che dovranno redigere il nuovo piano distrettuale, dovranno implementare. Numerosi i progetti finanziati. Queste cifre ci serviranno per coprire servizi, diciamo, innovativi, perché comunque nuovi, che sono i livelli essenziali di prestazione su diverse fasce di utenza. Certamente le famiglie, in particolare i minori, ma anche la disabilità, anche rispetto a sperimentazioni sul gruppi appartamento per quanto riguarda la disabilità, per esempio mentale, noi stiamo cercando di lavorare in questa direzione, oppure anche altri servizi per prevenire l'istituzionalizzazione, poi per esempio degli anziani non autosufficienti, anche qua con la sperimentazione di gruppi appartamento, oppure l'housing first, il potenziamento tra l'altro di un servizio che noi in Abruzzo abbiamo già sperimentato, insomma, che stiamo sperimentando ormai da qualche mese, che prevede per quanto riguarda la povertà assoluta, quindi questo segmento anche sempre più importante purtroppo a causa dell'impoverimento, quindi cittadini che perdono l'abitazione di poter avere un alloggio seppur temporaneo e di poter essere presi in carico dal comune per rientrare, diciamo, sia nel mercato del lavoro che nel mercato immobiliare. Un lavoro non sempre visibile ma essenziale per aiutare le fasce più deboli. La prima preoccupazione è stata quella di venire incontro alle esigenze della parte più disagiata della nostra società cittadina, che è andata man mano purtroppo peggiorando a causa del lockdown del 2020 e del 2021. Attraverso un lavoro tenace, forte, combattivo del nostro assessore, della nostra assessora Maretti, è stato istituito e potenziato il PIS, acronimo di Pronto Intervento Sociale, con il quale abbiamo sostenuto tantissime famiglie in condizioni sia di povertà che di nuova povertà durante appunto il periodo della pandemia. Abbiamo fornito diciamo aiuti per le bollette, per il pagamento delle bollette, per il pagamento degli affitti di canoni abitativi, i buoni spesa alimentari, i buoni spesa dei libri. Non ha prodotto per ora risultati tangibili il tavolo aperto in prefettura, per questo resta confermato lo stato di agitazione nella clinica L'Immacolata di Celano. Torniamo a parlare della clinica L'Immacolata di Celano, prosegue ancora lo stato di agitazione, insomma qual è al momento la situazione che avete percepito? L'Immacolata di Celano dal mese di marzo dello scorso anno è entrata in ha fatto una richiesta di concordato preventivo in base all'articolo 161. E quindi in virtù di questo l'azienda ci ha chiesto appunto di fare un accordo sulla riduzione di orario per circa 25 unità lavorative. Noi ci siamo fortemente opposti a questa cosa e abbiamo mantenuto comunque sindacalmente un fronte unitario, tutte e quattro le sigle, perché per noi non ci deve essere assolutamente nessuna riduzione di forza lavorativa e che andrebbe a compromettere anche l'integrità e la qualità dei servizi erogati dalla struttura sul territorio provinciale. Al che non avendo trovato un accordo con l'azienda, abbiamo deciso di, in base alla 141, di proclamare lo stato di agitazione e quindi il 4
aprile abbiamo aperto un tavolo in prefettura. E su questo tavolo finalmente ci è stato consegnato uno stralcio di quello che era il concordato preventivo, e a seguito della consegna di questa documentazione le organizzazioni hanno chiesto all'azienda, visto che in quella giornata anche i numeri riguardanti le unità lavorative al quale ridurre l'orario di lavoro e quindi la riduzione della forza lavoro era cambiato, perché da 25 unità l'azienda era passata a 17. Quindi avendo chiesto spiegazioni in merito, l'azienda si è rifiutata di lasciare questo tavolo aperto e di conseguenza siamo usciti da quella sede con un mancato accordo. Quindi a tutt'oggi la situazione e lo stato di agitazione procede. Torniamo a Chieti adesso, perché sono state tra le 9 e le 10.000 presenze ieri per l'antico palio dei quartieri della città e per il concerto di Michele Zarrillo. Il palio dell'Uricchiap e un entusiasmante concerto in acustico di Michele Zarrillo sono stati i due appuntamenti di punta delle feste del patrono a Chieti dopo la pandemia. Orario di inizio 18:15 per la tradizionale corsa dei cavalli berberi, che viene corsa oggi da coppie di podisti. Organizzato dall'associazione Scopri Teatre, che finanzia l'evento, il corteo dei 14 quarti è partito da Piazza Sant'Anna dopo il taglio del nastro per mano dei campioni olimpionici Fabrizia D'Ottavio e Gianluca Capitano. La vittoria per aver tagliato il traguardo è andata a Guido Barbuscio e Serena Marcucci del quarto Mater Misericordie. Villa Comunale gremita invece alle 21:30, come non si vedeva da tempo, per il concerto di Michele Zarrillo, che ieri sera ha chiuso la prima giornata dei festeggiamenti. Un'ora e mezzo di musica che ha scaldato l'atmosfera, dall'apertura con il brano L'elefante e la farfalla a Una rosa blu. Zarrillo ha fatto sognare una platea che dopo 2 anni di pandemia è tornata ad applaudire un artista molto amato in città. Sono lieto di essere tornato a Chieti, insomma è una città che ormai mi accoglie da tanti anni, almeno una volta ogni 2 o 3 anni devo esibirmi qui a Chieti, ed è una cosa molto bella questa. Essere sul palco è un piccolo miracolo, io dico che tutti questi spettacoli sono dei regali del cielo, proprio che arrivano, perché noi diamo un po' tutto per scontato, però poi quando le cose ci mancano davvero e ci rendiamo conto che nella vita bisogna godersi le cose e saperle apprezzare quando le hai. Questa sera tanti grandi successi, cosa bolle però in pentola per il futuro? Spero sempre di poter aggiungere titoli, di poter aggiungere canzoni, musica. Sto lavorando ad un nuovo disco, ad un nuovo progetto, e mi auguro insomma di venire a presentare al più presto anche qui in Abruzzo. Dopo 2 anni pieni di pandemia, finalmente un po' di spensieratezza, finalmente un po' di aria pura in questa bellissima nostra villa comunale, tanta gente, tanti teatini, questo è quello che volevamo, e avanti così. E apriamo la pagina di sport e calcio di Serie C questa sera alle 20:30, match di ritorno al Lino Turina di Salò tra Feralpi e Pescara. Biancazzurri che hanno l'obbligo di vincere per proseguire il percorso playoff, ridotta la squalifica. Eugenio D'Ursi sarà in campo dal primo minuto, probabile titolarità tra i pali di Jacobucci. Andrea Costantini. Altri 90 minuti da dentro o fuori per il Pescara, stavolta però al contrario di quanto accaduto nei primi 2 turni di playoff, saranno i biancazzurri di Luciano Zauri a giocare in trasferta e ad avere un solo risultato a disposizione, la vittoria. Colpa del 3-3 della gara d'andata, un risultato che però, alla luce dell'andamento del match di domenica scorsa, deve essere ben accetto, perché una vittoria dei Leoni del Garda con 2 reti di scarto, ad un certo punto si era sull'1-3, avrebbe chiamato il Pescara ad una impresa disperata. Resta però la difficoltà del match, visto che allo stadio Lino Turina la Feralpi in campionato ha conquistato 39 dei 69 punti in classifica ed ha perso appena 2 volte col Fiorenzuola alla prima giornata 1-2 e 0-3 con la Pro Vercelli lo scorso 16 febbraio. Le buone notizie per Zauri sono che la Corte Sportiva d'Appello ha ridotto la squalifica di D'Ursi, che sarà in campo dal primo minuto in attacco con Cernigoi e uno tra Rauti e Clemenza. E poi la disponibilità di Delle Monache e il rientro di Frascatore, che comunque partirà dalla parte.
panchina. Il tecnico di Pescina non abbandona il 4-3-3. La grande novità potrebbe essere tra i pali, con l'impiego del più esperto Jacobucci al posto di Sorrentino. Conferme per la linea di difesa: Zappella, Ilanes, Ingrosso e Nzita. In mezzo i tre superstiti: Diambò, Memusciai e Pontisso, viste le pesanti assenze per squalifica di Pompetti e Derisio, che si aggiungono a quella dell'infortunato Drudi. È chiaro che la situazione dei squalificati ci priva di alcune alternative anche a livello numerico, dove ovviamente abbiamo meno scelta, ma detto questo, andiamo in campo con una formazione tosta, che ha voglia di fare una grande partita, una grande impresa per poter continuare questi playoff. Abbiamo tutte le armi per poter vincere. I ragazzi stanno bene, hanno voglia di fare una grande partita, quindi siamo pronti, siamo preparati per fare appunto bene. Sul fronte Ferrarpisalo il tecnico Vecchi ha annunciato qualche novità, ma senza stravolgere l'11 che ha fatto bene all'Adriatico. Incognita tra i pali, De Lucia, malconcio alla spalla dopo il contrasto in occasione della rete del 3-3, è convocato, ma non è al massimo. Decisione in extremis, nel caso pronto il 12esimo Liverani. Davanti difficile rinunciare a Di Molfetta, mentre Miracoli potrebbe prendere il posto di Spagnoli. Su come impostare la partita, Vecchi ha pochi dubbi. No, non siamo capaci di gestire partite noi, e quindi dobbiamo andare in campo a cercare di fare il meglio e il massimo. Abbiamo visto che ce la possiamo giocare alla grande, avevamo chiaramente qualche curiosità sul fatto di come e quanto poteva essere forte il Pescara. Abbiamo dimostrato di essere al loro livello tranquillamente, per cui dobbiamo giocare la nostra partita, consapevoli che abbiamo sì due risultati su tre, ma che sarà comunque una partita complicata, perché il potenziale offensivo del Pescara l'abbiamo già provato l'altro giorno, e quindi dovremmo essere un po' più attenti e un po' più solidi rispetto a quello che si è visto a Pescara, anche se siamo stati molto belli. Direzione di gara affidata all'esperto Marco Acanfora di Castellammare di Stabia, quinto anno in Canci. Nessun precedente con il Pescara, ben 5 con la Ferrarpisalo, che però non ha un bilancio favorevole. Una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, di cui una al Turina con l'Albino Leffe nel novembre 2017. E in Serie D, ieri in campo per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione, terz'ultima giornata della stagione regolare, a Pineto lo scontro tutto abruzzese della 32esima tra Pineto e Chieti, risolta dalle reti dei due attaccanti, Fabrizi per i neroverdi e Romano sul rigore per i biancazzurri, il servizio di Roberta Di Sante. Si dividono la posta in palio al Mariani, Pavone, Pineto e Chieti, termina 1-1 a Fabrizi nel primo tempo, risponde Romano nella ripresa, il Pineto conferma per 10 undicesimi la formazione vittoriosa, Notaresco con l'unica variante di Galeano a centrocampo in luogo di Caprioli che parte dalla panchina, conferma in avanti per la coppia Romano, Barlafante nel Chieti, squalificato Bassini, tornano in campo dal primo minuto Mariani, Pietrantonio e Mele, in avanti Orlando preferito a Eluasni, primo tempo di marca teatina, prima emozione della partita all'ottavo con una bella azione in verticale del Chieti, finalizzata in diagonale da Orlando che sfiora la rete del vantaggio dopo il lampo iniziale dei neroverdi, fase di studio tra le due squadre che si neutralizzano a vicenda, le due compagini giocano contratte, importantissime si fanno le palle inattive come quella calciata dal limite al 29esimo da Mele, la bella girata del centrocampista e l'altrettanto bella respinta in tuffo di Mercorelli che risponde presente, e sempre da calcio piazzato arriva la risposta del Pineto al 33esimo con Minincleri che scavalca la barriera e chiama all'intervento in tuffo Forti che respinge coi pugni e fa il pari con l'estremo biancazzurro, quindi alza il baricentro il Chieti che nel finale di primo tempo al 40esimo sblocca la contesa con un gran colpo di testa del solito Fabrizi che raccoglie il cross perfetto di Siragusa e insacca la girata là dove Mercorelli non può arrivare, firmando il 15esimo gol stagionale. La ripresa si apre col Chieti in avanti dopo 3 minuti e mezzo, ancora una conclusione ospite da fuori, questa volta è Verna a provare la botta che termina oltre la traversa, al 6° la risposta del Pineto con un calcio di punizione di Minincleri.
Neri che prova a sorprendere Forti sul proprio palo, ma la sfera termina al lato, al nono, possibilità di contropiede per il Chieti, ribattuta la conclusione di Mariani, la sfera arriva a Mele che da fuori calcia di poco alto. Al dodicesimo il Pineto pareggia i conti, Minincleri tenta la girata in area e trova un fallo di mano di Mele sanzionato dal direttore di gara con la massima punizione, Romano implacabile dal dischetto, angola la traiettoria, Forti intuisce ma non ci arriva e la sfera si intacca a fil di palo per l'1-1. Le due squadre si danno battaglia ma senza riuscire a creare grossi pericoli nella fase centrale della ripresa. Al quarantesimo insidioso corner di Pezzotti con Del Mastro in agguato anticipato dalla difesa teatina proprio al momento dell'incornata, nel finale non accade più nulla, Pineto e Chieti non si fanno male al termine di un match equilibrato in attesa del rush finale di stagione. Non basta il gol in apertura di Francesco Maia, una doppietta di Albanesi gela il Notaresco che perde 2-1 a Montegiorgio ed è risucchiato in zona play-out. Ora restano 180 minuti per allontanare lo spettro di una inopinata retrocessione. Il Notaresco perde lo scontro diretto col Montegiorgio, si fa agganciare dai marchigiani e sprofonda in zona play-out. Il peggiore degli incubi diventa realtà per la squadra di Massimo Epifani, anche se al Tamburrini non si poteva pretendere un avvio di gara migliore quando al secondo minuto si accende il tridente col triangolo Valenti-Esposito e l'assist di quest'ultimo per il facile gol di Maio. Buon inizio testimoniato anche dalla sventola di Diarra, poco dopo sventata da Forconese. Il Montegiorgio dell'ex Marchionni però non demorde e trova il pari a cavallo della mezz'ora con una rapida azione dopo palla sradicata ad Esposito. La zampata di Albanesi non lascia scampo a Sciba. L'estremo difensore del Notaresco è peraltro bravo a fermare altri tentativi dei marchigiani e tenere in piedi i suoi fino al 26esimo della ripresa, quando il Notaresco perde un altro pallone in mediana. Albanesi parte in posizione sospetta di fuorigioco per poi battere Sciba per la seconda volta. Risultato che non cambia in un finale di gara che vede il Notaresco in e che colleziona la sua quinta sconfitta consecutiva, una discesa agli inferi per una squadra costruita per lottare per il vertice e che ora forse paga, oltre al rendimento scadente della rosa, anche lo scollamento tra piazza e società. Restano 180 minuti per evitare il patatrac contro la già promossa Recanatese e contro il fanalino di coda Alto Casertano. Serviranno 6 punti per non andare ai play-out. Pallavolo adesso, B2 femminile, il Teramo Volley ha superato ieri sera il primo turno dei playoff dopo la sconfitta per 3-1 a Pontedera. Le ragazze della Corzo hanno vinto 4-1, Golden Set compreso, contro le Toscane al Pala Acquaviva. Ora Teramo è in finale in un girone a 3 in cui sale in B1 soltanto la prima. Prossimo avversario da confermare potrebbe essere il Como a Teramo già in questo weekend. E comunicazione di servizio, l'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e i referendum fissati per il solo 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi, via Nazionale Adriatica Nord, numero 26, numero di telefono 085 93 0020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale. E con questa comunicazione chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, così come vi ricordo la seconda edizione del TG6 alle ore 19 e poi alle 20 ovviamente torna l'Abruzzo del pallone per seguire gara 2 tra Feralpi, Salò e Pescara dallo stadio Lino Turina di Salò. Per il momento è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.